Cristina D'Ampezzo potremmo definirla la spiaggia delle Alpi, una spiaggia sulla quale si infrangono le onde bianchissime di un suggestivo mare di neve. Ci si può arrivare anche in aereo. L'apparecchio trova facilmente il campo dopo aver attraversato un incantevole corridoio di gole. I fotografi sono di picchetto ogni giorno, perché ogni giorno c'è in arrivo qualche grosso personaggio. Oggi, per esempio, è la volta di Eddie Constantin. Il più famoso detective dello schermo è venuto forse per scoprire Cortina, ma è arrivato un po' tardi. Migliaia di persone l'hanno scoperta prima di lui. I pigri, che alle fatiche dello sci preferiscono la vita comoda, e gli attivi, gli instancabili. Beh, instancabili relativamente, perché a farli andar su ci pensa la sciovia. Scendere è più facile e perfino i ruzzoloni devono essere un piacevole diversivo su questo soffice materasso di neve. Dopo la scuola c'è sempre l'esame e questo è senza dubbio l'esame più gradito tra quanti ne hanno sostenuti fino ad oggi. Bravo, meriti proprio un bel 10. Se cadi avrai invece un 7 ai pantaloni. Qui i pattinatori si sentono tutti olimpionici e i ragazzi tutti campioni di bob. Tanto per cominciare hanno costruito una pista in miniatura sulla quale filano i modellini. A proposito, avete mai provato a girare a 60 o 70 km all'ora su una pista ghiacciata? Pericoloso? No, è più pericoloso guidare in città. Ce n'è di gente quassù, vero? Chiediamo ora al proprietario del Verokai Club chi sono i suoi clienti. Beh, i miei clienti abituali sono formati dagli industriali e commercianti delle più importanti città d'Italia. E ho anche una clientela di giovani, importante perché non è numerosa, ma è sempre di alta qualità. E dato che ci troviamo, sentiamo anche Eddie Constantin. L'avevamo perduto di vista. È la prima volta che viene a Cortina. Oui, c'est la première fois que je viens à Cortina. Sì, è anche la prima volta che gli danno un premio. A sera, nei suggestivi rifugi, i giovani non rimpiangono le feste in città. Siamo in montagna e naturalmente tutto finisce con un coro.